se dovessi presentarmi come artista in tre parole, ti direi amo raccontare storie. Sono tre parole, quindi ci stiamo. La mia tecnica preferita è da sempre l'acquarello, nel senso che è quella che prediligo di più, un po' perché l'acqua regala sempre delle sorprese, nel senso che non essendo contenibile in uno spazio, no? Va in giro, fa sempre un po' quello che vuole, regala sempre delle sorprese, insomma, quindi a volte vince lei, a volte vinci tu. Il pensiero che guida la mia opera in generale è sempre di base la sincerità di intenti, nel senso che se una cosa non la sento mia, non mi viene di rappresentarla e non mi riesce neanche bene farlo, quindi la linea guida è quella. La cosa che mi stimola maggiormente creativamente è la realtà, il racconto della realtà, che può essere poi anche ovviamente modificato dalla mia fantasia o può essere filtrato dal mio gusto visivo. Però raccontare la realtà, la società che mi circonda, le cose che vivo, le cose che vivono le persone intorno a me, quindi la realtà, le cose che succedono nel mondo, ecco. La tecnica che in questo momento utilizzo più spesso per sperimentare è la pittura digitale, nel senso che oltre a provare strumenti nuovi, che è una cosa che faccio costantemente, quindi appunto basta regalarmi un pennarello che non ho mai visto e io mi accendo, no? Come un bambino in un negozio di giocattoli, la pittura digitale offre degli orizzonti che mi sembrano interessanti e che voglio esplorare. Gli artisti che influenzano il mio lavoro sono in assoluto GP, che è un fumettista in Italia famosissimo, e un fumettista spagnolo che si chiama Jorge González. E poi ce ne sono altri, cito brevemente ad esempio Emanuele Fior e Andrea Serio, che sono anche loro illustratori secondo me eccezionali. La collaborazione con Ink è nata, diciamo, su due binari che corrono paralleli e non si incontrano per forza, forse sì. Uno è quello legato al fatto che io volevo portare da un po' di tempo il mio disegno al di fuori della carta, quindi io sono abituato a vedere le mie opere in un libro stampato e questa cosa un po' mi limitava, nel senso volevo vederle altrove. E l'idea di collaborare con un brand che si occupasse invece di moda e quindi di abbigliamento, di accessori legati all'abbigliamento, mi interessava da tempo. In più, con Ink c'è stata la possibilità di unire anche un fattore umano, nel senso che diciamo la conoscenza, l'amicizia che mi unisce con chi ha creato Ink alla fine mi ha fatto sì che io trovassi l'unione perfetta. Del progetto Ink trovo interessante l'unione bilanciata, quindi quasi come se fosse un accordo 50-50, diciamo, tra chi disegna l'opera e chi la produce e la rende un abito, una pochette, come nel mio caso. Perché spesso capita che magari l'opera è solo così, una questione è vista solo come un orpello, una texture da mettere su un abito e nessuno sa chi l'ha realizzata, chi non l'ha. In questo caso non è così, Ink valorizza molto gli artisti che collaborano con Ink e soprattutto le opere sono realizzate ad hoc, almeno nel mio caso è stata realizzata ad hoc per Ink, quindi questa cosa è interessante. L'opera che ho realizzato nello specifico io per Ink rappresenta la Sicilia ed è anche parte, anzi gran parte, del marchio di Ink, perché comunque c'è tanta Sicilia in Ink. Mi piaceva ridare un po' di quello che era stata la mia infanzia in Sicilia e comunque quello che ho vissuto lì, ridarlo in un disegno che rappresenta appunto questi fichi d'India, che sono uno dei simboli che più mi piacciono della Sicilia. Se dovessi dare un consiglio a un giovane artista, a parte il fatto di non ascoltare mai troppo i consigli, di fare sempre un po' di testa propria, è però il fatto di avere resistenza e pazienza, perché vivere di arte, fare arte in maniera comunque strutturata e seria è difficile ed è soprattutto
una maratona, cioè di vederla un po' come una maratona, quindi di avere costanza più che puntare sempre tutto sul talento. I progetti futuri sono un po', per questo 2020 pubblicherò un terzo libro a cui tengo molto perché è una cosa che voglio fare da quando ho 16 anni più o meno, e lo pubblicherò con Feltrinelli, quindi che è l'editore che mi segue da un paio d'anni ormai, e pubblicherò anche un libro per il mercato francese, che nei fumetti è un mercato di riferimento, quindi sono molto contento di pubblicare lì. Sempre in Francia, nel 2020 uscirà Zlatan, che è stato il mio primo libro appunto realizzato con Feltrinelli, in Italia nel 2018 uscirà tradotto lì, e quindi dicevo un 2020 pieno, ci saranno altre cose che, vabbè, come dicono tutti, non si possono dire, in realtà si possono dire, ma fa sempre un po' scena dirlo. E quindi insomma sentirete ancora parlare di me, sentirete parlare di me.